Beh, la cosa che bisogna fare come primo intervento è mettere mano al bilancio, anche se tutti gli altri temi sono urgenti, urgentissimi, però se non si riparte da rimettere in ordine i conti, e questo si può fare con interventi addirittura di ordinaria amministrazione, la creazione di una holding delle 85 società partecipate dal comune, alcune delle quali vanno assolutamente soppresse perché non servono a nulla, sono solo produzione di costi. L'azzeramento dei CDA delle società municipalizzate al 100% del Comune di Roma. Già questi provvedimenti comporterebbero un risparmio di centinaia di milioni. E poi c'è una ristrutturazione dell'intero sistema delle entrate e delle uscite del bilancio. C'è uno dei tanti casi che si possono citare, quello delle sanatorie che costa al Comune l'attività della società che gestisce le pratiche 21 milioni l'anno. E il comune ne ricava al massimo 7. Poi naturalmente i servizi, le infrastrutture, qua in questa città i servizi sono collassati, i trasporti sono ormai al di sotto della soglia minima di sostenibilità e anche qua è possibile intervenire. C'è chi lo ha dimostrato, l'amministratore delegato Carlo Tosti, che sostiene la mia candidatura, è stato amministratore per un anno e stava risolvendo molti dei problemi dell'azienda pubblica dei trasporti. E poi un intervento sul tessuto economico che deve ripartire necessariamente anche dall'utilizzazione delle risorse che abbiamo, che sono quelle legate alla cultura, intesa sia come beni culturali che come industria di produzione culturale.